Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, e questo è Diario di Viaggio on the road, e questo è un episodio molto speciale. Il 19 febbraio 2014, ben 8 anni fa rispetto a quando uscirà questo vlog, io cominciavo il progetto, l'avventura, di Diario di Viaggio on the road. Da allora, appunto, sono passati 8 anni. E in questi 8 anni tante cose sono cambiate, tanti esperimenti li ho fatti e hanno funzionato, tanti esperimenti li ho fatti e non hanno funzionato, o hanno funzionato un po' meno di quanto mi sarei aspettato. Comunque è il momento di fare qualche grande cambiamento. Su Diario di Viaggio on the road ho intenzione di piano piano accantonarlo, perché ho qualche altro progetto per la mente, anche se resta questo un mio hobby e resta anche uno strumento che mi fa fare moltissime esperienze in quello che è il video editing e in quello che è la gestione dei sottotitoli, eccetera, eccetera. Però da questo momento ho intenzione di realizzare episodi più brevi e più immediati. Taglierò la sigla, renderò i saluti finali qualcosa di particolarmente veloce. La mia idea è arrivare a dei vlog settimanali non più lunghi di 4-5 minuti complessivamente, quindi andando dritti all'argomento del giorno, subito alla domanda. Non smetterò di comunque pubblicizzare, sponsorizzare canali YouTube che ho trovato interessanti, che siano canali piccoli o che siano canali grandi, perché comunque è una cosa che mi piace fare, è una cosa che mi piace condividere con gli altri. Visto che YouTube al momento ha sospeso la funzionalità dei sottotitoli dei fan e della collaborazione dei fan ai sottotitoli, ho intenzione di reimplementarla io in qualche modo, utilizzando qualche risorsa esterna. E parlando di sottotitoli, sì, visto che qualcuno me l'ha anche chiesto, presto arriverà la guida per realizzare dei sottotitoli professionali su YouTube, quelli che ho chiamato i sottotitoli 2.0, con gli stili del testo, con la possibilità di posizionare il testo dei sottotitoli in punti differenti dello schermo. Ci sto lavorando, il problema è sempre il tempo, ne ho sempre di meno, e tra le altre cose sto appunto facendo anche dei lavori in ufficio, in particolar modo in laboratorio, per poter portare avanti il mio lavoro e per poter portare avanti un progetto importante al quale sto dedicando molto più tempo e alcuni investimenti, proprio perché ci tengo a farlo partire. Dimenticavo, tra le novità di questo 2022 abbiamo anche il mio nuovo MacBook Pro, che mi servirà anche per fare editing video. Al di là dello snellire Diario di Viaggio on the road, gli altri contenuti, in particolar modo Operazione Nostalgia ogni prima domenica del mese, Deep Dark Diary ogni ultima domenica del mese, quelli rimarranno come appuntamenti fissi. Nel frattempo mi piacerebbe anche trovare un altro appuntamento fisso, nel quale vi racconto quello che è il mio passato, mie esperienze del passato o aneddoti che riguardano la mia vita, il mio lavoro e situazioni similari, ma sarei curioso di sentire un po' la vostra. Potremmo parlarne nei commenti qua sotto, oppure su Twitter, tra l'altro seguitemi, perché ormai dal 2021 sto interagendo sempre di più su Twitter, mi diverto tantissimo, sono riuscito a eliminare quasi tutto il rumore di fondo e quindi trovo un'interazione molto facile, molto veloce, molto immediata, molto più che con strumenti come Instagram, quindi principalmente ho intenzione di utilizzarlo sempre più spesso, e sì, probabilmente realizzerò anche un vlog parlando più specificatamente di questo social. E questo è tutto, per cui come sempre grazie! Iscrivetevi al canale per il buon profumo di nuovo iscritto, vi ricordo il canale Telegram per le notifiche, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!